Allora, Sindaco Valenti, da ieri si è ritornati in classe. Le notizie che lei ha ad oggi quali sono? Ci sono situazioni delicate oppure sono condizioni fisiologiche di pochi contagi, tutto sommato? No, in questo momento non sono state evidenziate particolari criticità dai dirigenti scolastici e neppure dall'ASP. È evidente che mancano alunni, manca anche personale scolastico e questo era immaginabile. D'altronde, riaprire le scuole in un momento in cui il contagio in tutta Italia aumenta è evidente che ha una ricaduta sulla scuola. Ma io non ho fatto mistero, non faccio mistero sul fatto che io non condivido questa scelta del governo. A mio avviso, bisognava aspettare di raggiungere il picco di contagio e che si iniziasse a scendere nella percentuale di contagi prima di riaprire le scuole. Ma evidentemente tutto questo lo dobbiamo, ahimè, subire e non abbiamo alternative in realtà. Cosa pensa della decisione del TAR che sostanzialmente ribadisce nei confronti dei comuni che avevano emanato l'ordinanza, dove però ci sono stati i ricorsi, ribadisce che la potestà su questo argomento è dello Stato e quindi anche in zona arancione non si possono chiudere le scuole. Cosa pensa di questo fatto? C'è un cortocircuito istituzionale, questo penso, perché poi il TAR, applica la norma nazionale e ribadisce quali siano le competenze e le prerogative, però è pur vero che l'ordinanza del Presidente della Regione ad oggi è vigente e quindi per quello che mi riguarda, ad esempio, se noi dovessimo andare in zona arancione, io non potrei non tener conto dell'ordinanza del Presidente della Regione che consente di andare previo parere dell'ASP obbligatorio che consente di andare con la didattica a distanza. Quindi credo che in realtà ci sarebbe un po' da chiarire la situazione e ritengo che questo debba farlo al più presto il governo regionale. Ecco, lei mi insegna che la decisione del TAR vale per i comuni dove è stato presentato un ricorso, e però non possiamo non immaginare che questa cosa, anche se non stabilisce un precedente di giurisprudenza, questa cosa comunque potrebbe modificare gli orientamenti attuali. Lei condivide questa osservazione? Certo, non c'è dubbio, tra l'altro già abbiamo sia una pronuncia che riguarda il TAR di Catania che una che riguarda il TAR di Palermo, quindi l'orientamento del giudice amministrativo mi sembra veramente molto chiaro al riguardo, ma io insisto che è necessario un intervento da parte del governo regionale perché altrimenti si viene a creare una disparità di trattamento che non avrebbe ragione di esistere tra un comune in cui le scuole rimangono chiuse per la didattica in presenza in quanto non c'è un ricorso e altre invece comuni che devono tornare in aula perché c'è un ricorso. Questa evidente disparità, tenendo conto che si fa riferimento alla stessa norma nazionale e alla stessa norma regionale, dovrebbe essere eliminata, altrimenti si vengono a creare delle situazioni che oggettivamente non comprendo come possano essere tollerate in un sistema che sia di diritto. Ecco, Sciacca, intanto siamo quasi a 1100 contagi, lo abbiamo detto più volte, ma ce lo vuole ribadire lei perché molte persone si domandano perché Agrigento è in zona arancione e noi continuiamo a non essere in zona arancione? Ce lo chiarisce ancora una volta, l'abbiamo detto, ma purtroppo bisogna approfondirlo ancora. Sì, anche su questo. La scelta di andare in zona arancione o di rimanere in zona gialla non è una scelta che compete al sindaco. Io non posso chiedere di andare in zona arancione se anche lo dovessi fare non è rilevante la richiesta perché si tiene conto di dati che vengono trasmessi dal sistema sanitario e che vengono elaborati dall'assessorato regionale alla salute. Questi dati sono la percentuale di contagi, quindi il numero dei contagiati, il numero dei posti letto, il numero di pazienti che sono in una situazione di salute tale per cui è necessaria l'ospedalizzazione, ma si tiene anche conto della percentuale di vaccinazione e per fortuna Sciacca ha un'altissima percentuale di vaccinazione. Quindi in una situazione uguale
sulla base dei contagiati, Sciacca rimane gialla perché ha un'alta percentuale di vaccinati. Tutto questo non dipende dal comune, non è un dato che posso io elaborare a mio piacimento e quindi lo vorrei ribadire, non sono io a poter decidere che Sciacca vada in zona arancione. D'altronde ci dobbiamo pure dire che il fatto di avere un'alta percentuale di vaccinati è un merito, dà il senso di un comune virtuoso che crede fortemente nel vaccino e che crede fortemente nella scienza. Quindi ci mette in una situazione per cui il nostro comune non viene considerato ad alto rischio perché i vaccinati, questo ci spiegano e ci insegnano, i vaccinati non dovrebbero avere una malattia grave, quindi la situazione dovrebbe essere sotto controllo dal punto di vista sanitario. Utilizzo il condizionale perché è evidente, questo mi viene riferito, sono dati tecnici sanitari che io prendo, ascolto e rispetto perché ciascuno deve fare il proprio lavoro, ma è evidente che per quello che mi riguarda, la situazione certa sul nostro comune io credo che ancora non ce l'abbiamo, perché io credo che ancora dati reali sul contagio, ma anche sulle guarigioni, dati reali aggiornati non ci sono, perché il sistema Infatti, oggettivamente è andato in tilt. il report dell'ASP che viene diramato si riferisce sempre almeno a 48 ore prima, e in questa direzione lei qualche giorno fa ci aveva detto che la situazione reale era diversa da quella che rappresentavano i numeri, e i fatti poi, i giorni che si sono succeduti lo hanno confermato. Ha notizie aggiornate in tal senso rispetto alla situazione reale? So che hanno accelerato di molto e quindi sono un po' più al passo sulla verifica dei positivi, tant'è vero che abbiamo avuto un incremento dovuto al fatto che si sono, insomma, accelerate le procedure per avere dei dati aggiornati. Ma a guardare l'elenco, secondo me adesso c'è anche un ritardo sulla valutazione dei negativi, cioè di quelli che sono guariti, Quindi perché probabilmente continuano ad arrivare la ogni curva giorno i potrebbe. positivi, ma non ci dà nessuno guarito, il che non è possibile, perché io so per certo che moltissimi che figurano in quegli elenchi in realtà sono negativi e sono negativi da giorni. Quindi la Quindi la curva potrebbe curva. anche scendere. Esatto, la curva forse è cominciata a scendere. Per completare il discorso della scuola, ribadendo a chi invoca la zona arancione, se lo fa per il discorso delle scuole, che probabilmente l'orientamento potrebbe anche cambiare dopo quello che è successo ad Agrigento. Ieri gli studenti degli istituti superiori hanno preso posizione sul problema sicurezza, insomma, invitandola anche ad intervenire. Lei che cosa farà? So che oggi avrà un incontro con i rappresentanti degli studenti. Sì, ho chiesto un incontro con gli studenti, con i rappresentanti degli studenti per poterci confrontare, per capire quali sono le loro esigenze e per capire anche quale supporto io possa dare. Tenuto conto che i dirigenti scolastici nella riunione che io ho avuto proprio nell'imminenza della riapertura delle scuole non hanno evidenziato criticità né con riferimento al distanziamento né con riferimento alla vita, diciamo, all'interno dell'edificio scolastico, però è opportuno ascoltare tra l'altro i giovani, è molto utile perché loro hanno sempre dei riferimenti che da un altro lato, diciamo, per cui è indispensabile ascoltarli. Oggi pomeriggio vedremo di capire e soprattutto anche di confrontarci e di parlare della situazione a Sciacca, ma anche della situazione che ci viene data dalle norme che sono state emanate dallo Stato. Un'ultima cosa sul Covid le voglio chiedere. Lei cosa pensa del fatto che al momento l'ASP, l'ospedale di Sciacca, non lo tocca, diciamo, non ritiene di dover ricavare lì posti letto Covid, ritenendo che comunque un ospedale per le altre malattie, che questa è un'emergenza, ce ne stiamo accorgendo e temo che ce ne accorgeremo prossimamente, per la cura delle altre malattie un ospedale è necessario. Cosa pensa di questo fatto? La tranquillizza? Anche se ci Questo sono sì, problemi seri. però
Sì, questo sicuramente perché vuol dire che resiste, no? Che stiamo resistendo, che non è necessario perché ci rendiamo conto che se dovesse essere necessario poi cambierebbe lo scenario. Però è pur vero che l'ospedale di Sciacca deve essere e deve continuare ad essere l'ospedale per tutte le altre patologie che sono importanti e parimenti importanti, però in questo momento soffre moltissimo perché non è destinato, non è dedicato ai pazienti Covid, però sta soffrendo moltissimo e quello che sta succedendo e che arriva anche dal pronto soccorso ne è un sintomo evidente. In questo momento c'è una carenza di risorse sotto tutti i punti di vista sul nostro ospedale che noi abbiamo tantissime volte denunciato, che io ho tantissime volte denunciato, ancora una volta però bisogna considerare che in questo momento il nostro ospedale non va certamente bene, tutt'altro, tutto quello che noi chiediamo da tempo, che la città chiede da tempo, ancora non è arrivato. Capisco che c'è l'emergenza Covid, capisco che l'ASP Agrigentina debba essere in questo momento particolarmente dedicata all'emergenza Covid, ma non ci sono pazienti di serie A, di serie B, non ci sono ospedali di serie A e ospedali di serie B. Abbiamo sempre detto che Sciacca non può rimanere ai margini del sistema sanitario provinciale, eppure ancora è così, perché la giusta attenzione per il nostro presidio ospedaliero ancora veramente non l'abbiamo avuta in nessun modo, anzi, addirittura sotto certi versi peggiora e faccio ancora una volta riferimento, ma lo ritengo un esempio, non è unica la criticità, un esempio che veramente grida è quello del pronto soccorso, ma non credo sia l'unica criticità. C'è anche il problema dei medici che sono costretti a coprire turni negli altri ospedali, insomma, la situazione è Esattamente, veramente drammatica. Approfittiamo esattamente, esattamente. dell'occasione per avere qualche notizia sulla vita dell'amministrazione, perché c'è anche un'altra vita che dobbiamo affrontare, che non è soltanto quella del Covid. Ci sono notizie per quanto riguarda progetti e finanziamenti dopo quelli che lei ha annunciato recentemente? Sì, perché noi continuiamo a lavorare, c'è chi si perde in discorsi e su disquisizioni di varia natura. Noi stiamo continuando a lavorare molto alacremente, stiamo anche raccogliendo i frutti di questo lavoro, perché in ultimo abbiamo avuto un altro finanziamento dal Ministero degli Interni per 187.000 euro circa, che riguarda la manutenzione straordinaria delle strade, quindi della viabilità urbana, marciapiedi e decoro, quindi molto importante questo anche perché si prevede che i lavori debbano comunque essere fatti prima dell'estate, quindi molto importante in questo momento. E poi approfitto perché un'altra cosa che ritengo sia importante, abbiamo presentato un progetto importante che riguarda la riqualificazione urbana e miglioramento della qualità di vita del quartiere Santa Caterina, che è uno dei quartieri del centro storico più belli e più importanti, ma anche lì dimenticato da troppo tempo. Necessario un intervento importante che non può essere fatto sul bilancio del comune ed è per questo che abbiamo puntato su questo progetto che molto verosimilmente, almeno abbiamo buone speranze che possa essere finanziato. Stiamo parlando di 3 milioni e mezzo di euro. Quindi queste sono le ultime cose che sul fronte lavori pubblici e finanziamenti sono state ottenute. Approfitto dell'occasione, Sindaco, la questione dei ponti Bailey, c'è stato l'impegno dell'esercito ad intervenire. Abbiamo capito che c'è, come dire, la richiesta del Comune, la risposta dell'esercito c'è stata, adesso cosa dobbiamo aspettarci? Adesso noi abbiamo avviato ovviamente con loro ci hanno detto che è fattibile, abbiamo dato un ok di massima per capire esattamente i termini e devo dire che loro sono militari, quindi sono anche molto veloci, quindi già nei prossimi giorni io mi auguro si possa avere una certezza su questi interventi. D'altronde non sono più rinviabili perché sono delle situazioni che immediatamente devono essere risolte. Si è perso anche troppo tempo
dai fatti dell'alluvione, quindi adesso bisogna veramente correre. Io confido molto su questo progetto e su questa idea perché potrebbe essere immediatamente, diciamo, attuata. Mentre ci sono lavori già iniziati al torrente Foce di Mezzo, vorrei chiederle a proposito dei danni dell'alluvione di Via Lido, un appello, non so come definirlo, insomma, una riflessione che riguarda queste famiglie che sono fuori dalle loro case. Vorrei conoscere la sua opinione. Capisco che il problema dal punto di vista burocratico è molto complesso, non è di semplice risoluzione, ma queste persone sono fuori di casa, vorrei conoscere la sua riflessione su questo. Eh sì, non si possono, si ha diritto a tornare alla propria casa, no? Credo che sia un diritto questo e quindi bisogna anche lì accelerare moltissimo. Per quello che ci riguarda, noi stiamo portando avanti e stiamo utilizzando un finanziamento di 500.000 euro per arginare diciamo, la parte che può andare in frane eventualmente per quanto riguarda il comune. Ma le risorse e tutto quello che è burocrazia si deve accelerare il più possibile. Non è ancora immaginabile, tra l'altro con una conseguenza sotto tutti i punti di vista che a questo punto è veramente troppo pesante. Io ho avuto delle interlocuzioni perché stiamo seguendo la questione anche per quanto riguarda il progetto, diciamo, dei privati. Tutti sono disponibili a fare in fretta, però la verità è che queste famiglie ancora sono fuori casa. E oltre a questo, dobbiamo anche dire che servono risorse immediate, che non sono soltanto i 150.000 euro che sono stati destinati a Sciacca in prima battuta per rimborsare le somme urgenze, le sfangature, tutte quelle cose proprio del primo momento e dell'emergenza, ma ancora non abbiamo le risorse che consentano di ripristinare i danni che l'alluvione ha fatto e sono dei danni che hanno una conseguenza diretta sui cittadini. Quindi anche su questo la burocrazia credo che sia troppo lenta, perché tutto quello che è emergenza dovrebbe camminare in via urgente con l'emergenza, quindi veramente molto più speditamente di quanto non sia. Adesso avremo altre riunioni, altre interlocuzioni, stiamo sollecitando tutti e su tutti i livelli. Troppo tempo si sta perdendo, questo è un dato di fatto.